Di ciao saluta anche tu questa zebra piccolina che si chiama Zu. Oh, 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 oh. Mamma, papà e la bisnonna che insieme ai nonni vogliono bene a te. E questa scoperta meravigliosa ancora oggi è di grande utilità nella vita di tutti i giorni. Beh, wow! Hai visto, Poc? Alla prossima settimana con un'altra invenzione. Ciao, amici! È finito! Qui dice di inserire C in D. Beh... Ma qual è C? Oh, che sia questo? Ciao a tutti! Indovinate! Quando sarò grande voglio fare l'inventore. Voglio inventare un mucchio di cose utili e importanti e aiutare le persone. Oh, ma sai che è un'idea grandiosa, Su? Ci pensate che bello? Un inventore in famiglia. Mi sono già venute un sacco di idee in testa. L'unica cosa è che mi sa che avrò bisogno dell'aiuto di qualcuno. Scusa tanto, Bisù. Io e papà non possiamo aiutarti ora. Dobbiamo montare questo carrello. Beh, Su, forse potrei farlo io. Ma avevi detto che avresti aiutato me. Con la torta di mirtilli. Sì, lo farò, ma vedi, Su potrebbe aver bisogno di qualche consiglio tecnico. Dico bene, Su? Sì, nonno. In questo caso, cosa aspettate? Ma torna per l'ora del tè, o la torta si raffredderà. Non preoccuparti, ci saremo! Guarda, nonno, un aereo senza motore. Può volare in cielo come... un uccello. In questo modo non inquina l'aria. Certo, questa è un'eccellente invenzione, Su. Ma c'è solo un piccolo particolare. Questa invenzione è già stata inventata da tempo. Oh. Si chiama aliante e, come hai detto tu, vola come un uccello. Oh. Mm. Ma tu non arrenderti, Su. Gli inventori impiegano anni prima di trovare l'idea giusta. Anche tu la troverai. Ciao a tutti! Mm? Ho appena preso una bella piantina dal signor Joy. Mi chiedevo se avessi un vaso dove possa travasarla. Sì, devo averne uno da qualche parte. Allora, vediamo. Eccolo! è un po' in alto, ma... Ce l'ho fatta, bisnonnina! Ecco qua, tieni. Oh, ti ringrazio molto! Di niente, non è nulla! Oh, sono stata fortunata a trovarti qui. Quel ripiano è troppo alto, non ci sarei arrivata. Nonno, a cosa servono queste? Quelle erano la base di un vecchio letto. Me le puoi prestare? Certo che puoi prenderle. Speravo che mi tornassero utili un giorno. E in effetti adesso lo sono. Grazie, nonno. Sono perfette, ma ho bisogno di una cosa. Torno fra poco. Non andare via, nonno. Oh, sono troppo curioso di vedere la tua invenzione per andarmene via, Su. Oh! Sbaglio o quelle sono le pantofole di bisnonnina? Indovinato, devono essere molto comode. Allora, nonno, che ne pensi della mia invenzione? Sì, è molto fantasiosa. Non ho mai visto delle pantofole come queste finora. Lo so, perché non sono delle pantofole normali. Grazie, Poc. Andiamo! Avanti! Ta-da! Guarda, bisnonnina, ho costruito questa invenzione apposta per te. Una volta che le avrai messe, sarai in grado di saltare così in alto che potrai prendere gli oggetti che si trovano sugli scaffali più alti.
È geniale, non è vero? Oh! E potrai usarle anche per andare dal signor Zoe più velocemente. Ho chiamato la mia invenzione le pantofole salterine. Oh, che emozione! Molto ingegnose. Questa invenzione merita un bel bacio. Sì, noi inventori progettiamo ogni tipo di cosa. Ora devi solo provarle, non credi? Magari un po' più tardi, Su. Oh, è stato gentile da parte tua avermi pensato. Le tengo qui vicino a me al sicuro, così se mi venisse voglia di saltare, le pantofole salterine saranno a portata di mano. Sono felice che ti piacciano. Forza, Pock, andiamo a inventare qualcos'altro. No! Oh. Potrei inventare qualcosa per aiutarlo. Nonno, oh? Mi presti il libro, per favore? Ma certo, Su. Ecco, tieni. Fatto! Il gira pagine di libro. Aspetta, nonno, prima lo devi accendere. Oh, oh. L'ho inventato per te, nonno. Che ne pensi? Questa è un'idea molto utile, Su, credimi. Certo, gira le pagine piuttosto velocemente, ma è sempre una grande invenzione. Imparerò la lettura veloce. Bene, sono felice che ti piaccia, nonno. Vado a vedere se posso aiutare qualcun altro. Ci vediamo! Oh. Papà, che stai facendo? Pensavo che stessi montando il carrello. Infatti, questa era l'intenzione. È difficile. Se vuoi, posso provarci io. Grazie, Su. Ma anche tu non riusciresti. Nella scatola non ci sono le rotelle. Aspetta, papà. Penso di poterti aiutare. Però tu non smontarlo ancora. Torno tra un minuto. Nonno, presto! Ho in mente una nuova invenzione. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Benissimo. Allora, che cosa hai pensato, Su? Ricordi il carrello che papà stava montando? Quello con le istruzioni? Sì. Beh, hanno dimenticato le rotelle. Dentro la scatola non c'erano. Sì, in effetti potrebbe essere un problema per un carrello. Ma noi ce le possiamo inventare. Vuoi aggiungere delle rotelle nuove, dico bene? Sì, ma metterò qualcosa di ancora più utile. Oh, tipo cosa? Sì! Ora, queste sono le rotelle del vecchio carrello della spesa e questi dei pezzi del nostro go-kart. Potremmo fare una cosa simile. Cosa ne dici, nonno? Sembra un buon progetto. Non ho mai visto niente di simile finora. Sì, sarà fantastico. Oh, bene. Finalmente un po' d'aiuto. Grazie, cari. Siamo qui proprio per questo, nonna. Potete uscire tutti? Dobbiamo preparare il tè. Volete liberarvi di noi così voi due monelli vi pappate la torta, eh? Ma nonna, ti pare? Vogliamo aiutarti. Beh, in questo caso andrò a riposarmi di là. Non avrei mai pensato di usarle di nuovo. Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero tornate utili? Ora basterà metterla esattamente qui. Non andrebbe meglio se la mettessimo qui? Sì, penso che tu abbia ragione. Va molto meglio. Oh. Inventori, potete sbrigarvi, per favore? La torta si sta raffreddando. È in arrivo, nonna. Abbiamo finito.
Oh, su! Oh, cielo! Il tè è servito! Con l'invenzione migliore che abbia mai fatto! Vi presento il carrello per il tè telecomandato! È davvero un'invenzione strabiliante, su! Non lo riporterò più in negozio ora! Ti assicuro che i carrelli che vendono non valgono la metà di questo! Desideri un po' di tè, mamma? Oh, grazie mille, su! Sei il mio piccolo e caro inventore preferito! Vuoi una fetta di torta, mamma? Mm. Mi hai letto nel pensiero. Sei intelligente, Bisù. Questo carrello telecomandato è quello che desideravo. Ottima invenzione, Su. Non avrei potuto farlo senza l'aiuto di nonno e di Poc. Chi vuole ancora del tè? Io! Su il soccorritore. È andata bene la scuola oggi? Sì, grazie, signora Sally! Anch'io voglio saltare, guarda qua! Zack, non si corre quando si attraversa! Zack, va tutto bene? No, è tutta colpa del marciapiede, mi ha fatto inciampare, ecco! Oh, tesoro, non muoverti! Hai fatto un bel capitombolo, Zack! Già! Ora fammi controllare, dove ti fa male? Lì! Cioè, di qua, dall'altra parte. Non è così grave se non sa quale caviglia gli fa male. Cerca di stare fermo, vedrai, presto tornerà in perfetta forma. Grazie, signora Jolly. Che bello, mi sento già molto meglio. E poi l'ha soccorso la signora Jolly. Sì, dovevi vederla come fasciava la caviglia di Zack. Già, e dopo non mi ha fatto più male. Beh, è stata una fortuna che fosse presente. È un soccorritore eccellente. Cos'è un soccorritore, signor Zoe? Il soccorritore è una persona che ti aiuta quando ti fai male. Ad esempio, se ti fai un piccolo taglio o cadi. Beh, grazie per aver aiutato Zack. In un certo senso, anche voi due siete dei soccorritori. Certo che lo sono! Ho deciso! Sapete cosa farò da grande? Diventerò un soccorritore come la signora Jolly! Bravo, hai una bella idea, Su! Attenta con quei dolci, nonna! Il forno è caldo! Non vorrai scottarti, vero? Beh, se dovesse accadere, mi consolerei sapendo che c'è un soccorritore in casa. A proposito, ogni soccorritore deve avere una cassetta di primo soccorso. Oh, io non ho niente di simile. Presto ne avrai una anche tu. Credo di avere una cassetta adatta a te da qualche parte. E io ti procurerò il necessario per riempirla. Fantastico! Ecco, sul coperchio ho messo anche una croce rossa. Così si vedrà subito che è una cassetta di primo soccorso. Bella! Grazie, nonna! E ora dentro mettiamo una lunga benda, un paio di cerotti e un po' di cotone. Sei a posto, Bisù? Grazie, mamma! Mamma, nonna, sicure di stare bene? Oh, sì! Almeno credo, Su. Riguardatevi! Noi soccorritori dobbiamo assicurarci che tutti stiano bene! Forza, Poc! Andiamo a cercare il mio primo paziente! Nonno! Oh, ciao, Su! Ciao, nonno! Dimmi, come ti senti oggi? In gran forma, direi! Grazie, Su! Ma è stato meglio! Oh! Meno male! E quella che cos'è, Su? È una cassetta di primo soccorso, nonno! Io sono un soccorritore! Ah, ora capisco! Ecco perché volevi sapere come stavo! Già! A proposito, visto che siamo in argomento, sai che ho preso un piccolo colpo alla zampa mentre stavo aggiustando questa sedia? Bene! Oh, cioè, mi dispiace! Scusa per quello che ho detto! Siediti qui! Oh, che dolore! Fammi dare un'occhiata! Ti fa male se ti faccio così? Sì, è quello il punto. Credo proprio che dovrò fasciartela.
Mi sa che hai un altro paziente, Su. Non ha niente, tutto a posto, nonno. Oh, bene. Allora è meglio che ti sbrighi a fasciare la mia povera zampa. Non muoverti, nonno. Presto tornerai in perfetta forma. Ecco fatto. Mi raccomando, non fare sforzi. Ti ringrazio, Su. Ora vado a cercare un altro paziente. Oh. Qui c'è bisogno dell'intervento di Su il soccorritore. Nino, 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 Nino. Papà, va tutto bene? Oh sì, solo un piccolo taglio. Mi sono impigliato nella valigetta, niente di preoccupante. Fammi dare un'occhiata. Io sono un soccorritore. Oh, ottimo, allora sono al sicuro. Certo. Qui bisogna mettere un cerotto. Quando mi taglio, la mamma mi mette uno di questi. Ok, ho solo un piccolo problema con... Eh? È appiccicato, non riesco a staccarlo. No, oh, e scendi. Ops, ne prenderò un altro. Fatto. Grazie, Su, mi sento già molto meglio. Oh, devo andare. Non posso arrivare tardi. Ci vediamo dopo. Vado a cercare il mio prossimo paziente. Allora, c'è qualcosa che il soccorritore Su può fare per te, bisnonnina? Beh, visto che siamo in argomento, ci sarebbero le mie labbra. Non so da quant'è che non ti danno un bacio. Che spiritosa! Ci vediamo! Ciao, Su! Nino, 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 Nino! Ehi! Mamma! Oh! Oh, mi sono punta accidentalmente toccando le ortiche. Oh, scusa, mamma! Ma non preoccuparti, io sono un soccorritore. Presto starai molto meglio. Oh, ti ringrazio, Su. Su, entriamo in casa. Nonna, sai che mamma si è punta con le ortiche in giardino? Solo che io non so come fare con le punture delle ortiche. Oh, conosco un rimedio. Vedi questo? È lievito in polvere. Ora devi metterne una piccola quantità nell'acqua e mischiare bene. Grazie, nonna. Ora so cosa fare in questi casi. E tu, mamma, vieni con me, per favore, mentre Su prepara la medicina. Lava bene la zona irritata. E tu, Su, passa delicatamente un panno. Oh, d'accordo, nonna. Fa piano, Su, o premendo sulle punte delle ortiche la irriterai ancora di più. Bravo, stai facendo un ottimo lavoro. E adesso applica l'impasto che hai preparato sulla bruciatura. Puoi sederti, per favore? Oh, mi sento già molto meglio. Ovvio, io sono un soccorritore. Oh, è meglio che mi sbrighi. Devo uscire con il nonno tra poco. Scappo o farò tardi. Divertiti, nonna, e grazie per l'aiuto. Non c'è di che, Su. Dov'è Pok, Su? Di solito non si separa da te. Oh, non lo so. Pok! Che cosa sta facendo in soggiorno? Pok! Oh, eccoti! Che succede? Oh, ma quello è il cerotto che avevo gettato via! È colpa mia. Perdonami, Pok. Chissà da quanto sei qui incollato al tavolo a causa mia. Su, hai visto il nonno da qualche parte? Sai che non riesco a trovarlo. No, nonna. L'ultima volta che l'ho visto era in garage. Vado a dare un'occhiata.
Oh, ti ringrazio, Zu. Nonno! Nonno, l'hai dimenticato! Dovresti uscire con nonna! Ops! No, Zu, non l'ho dimenticato. È che sono rimasto legato alla sedia, ecco tutto. Scusa, nonno, ti libero subito. Ecco fatto. Grazie mille, Zu. Ciao, nonno. Ciao, nonna. Oh, no, arriveranno tardi, è tutta colpa mia. Arriveranno puntuali, Zu. Io non sono un bravo soccorritore. Poca è rimasto incollato e ho legato il nonno. Ma che cosa dici? Guarda, la mia irritazione è quasi sparita. Cosa farei senza il mio piccolo Bisù? Zu, il cameriere. Oh, abbiamo pranzato divinamente. Grazie, tesoro. Oh, sì, grazie, nonno. È stato un piacere. Il cameriere era molto garbato. Che cosa gradisce, signore? Spinaci o broccoletti? Quando sarò grande farò il cameriere. La minestra del giorno è pappa col pomodoro, signora. Quella non è l'auto di zio Xavier? Oh, certo che è la sua. Ed è qui da un bel po' a giudicare dalla neve. Meno male, siamo a casa. Allora, ci vediamo più tardi, d'accordo? Non vedo l'ora di esserci. Non vedi l'ora per cosa? Ah, giovane Zu, vogliamo fare conoscere il nostro negozio, così abbiamo organizzato un ricevimento per alcune personalità importanti. E per me ci sarò anch'io. Io sono molto importante. Sì, sono certo che sarà un evento molto speciale. Ci saranno un sacco di stuzzichini da bere e... Oh, mi servirà un cameriere. Lo so io come si fa. La signora gradisce un altro sandwich della casa? Oh, bello! Anch'io voglio fare la cameriera. Posso, Peppino? Posso? Beh, veramente sarà un lavoro molto duro e... Sì, ma sarà anche divertente. Oh, per favore, Peppino, per favorissimo! Va bene, permesso accordato, gioiellino mio. Farò la cameriera! Farò la cameriera! I signori desiderano il caffè? Vado io. Ciao, Elsie. Ciao, Zu. Vieni a giocare con me? No, oggi non posso giocare. Devo andare al lavoro. Ah? Sì, farò il cameriere al negozio di zio Xavier. Puoi venire anche tu se vuoi. Sì, ti prego. Beh, forse è meglio che mi sbrighi. Il ricevimento inizierà tra poco. Dov'è la mia macchina? L'avevo parcheggiata qui. Ecco, è questa, zio Xavier. Come? Oh no! Mi ci vorranno secoli prima di liberarla dalla neve. Ops, su, lascia che ti aiuti ad alzarti, Xavier. Grazie. Oh, mamma. Oh, guarda che figura. Ti sei completamente bagnato di neve, Papino. Già, e infatti sto anche gelando. Oh, e adesso come faccio a tornare al negozio con tutta questa neve? Racchette da tennis? Zu, siamo nel mezzo dell'inverno. Non mi sembra il caso di giocare a tennis. No, non avevo in mente di giocare a tennis. In garage abbiamo delle vecchie racchette da tennis. Possiamo fissarle agli zoccoli e usarle come racchette da neve. Che idea! Andrò anch'io a prendere le mie racchette. Forza, papà! È stata una buona idea la tua, Zu. Le racchette non bastano per tutti, però qualcuno può salire sul mio slittino. Oh! Tranquillo, presto saremo al tuo negozio, Xavier. Sì, bene, grazie. Ah, eccomi finalmente. Oh, Xavier, in
nostri invitati saranno qui a momenti. Non era il caso di mettersi a giocare con la neve. Io non ho giocato con la neve. Non riuscivo a reggermi in piedi. L'auto è bloccata dalla neve e sto gelando dal freddo. Beh, è meglio entrare al caldo, allora. Non sono sicura che questo starebbe bene a casa nostra. No. Quando passate con i vassoi? Sicuro! I camerieri sono sempre molto attenti, calmi e ben educati. Camerieri? Quali camerieri? Loro! I piccoli! E anche Zinia vuole aiutare durante il party! Ma andrà bene! Ora però vado a mettermi qualcosa di asciutto prima che arrivino gli invitati! Allora, quando ci saranno gli ospiti dovremo girare offrendo gli stuzzichini! E per quanto riguarda le bevande? Forse potremo servirle subito. Desidera qualcosa da bere, signora? Signore? Oh, grazie mille, Bisù. Grazie mille, cameriere. Ottimo servizio, Su. Adesso prova tu, Elsie, con gli spuntini. Stuzzichini, sono i miei preferiti! Ehi, Zinia, siamo i camerieri! Gli aperitivi non sono per noi! No! Oh, hai visto che cosa mi hai fatto fare? Niente di rotto! È tutto a posto! Guarda! Bene, ora tocca a me servire! Che ci fai seduto sul pavimento? E tu, Zinia? Il tuo vestito è tutto sporco di... Elsie, che ci fai con quello? È un oggetto estremamente costoso. Scusa, noi abbiamo avuto un piccolo incidente. Oh, su! Questo lo vedo anch'io. Il negozio è sotto sopra e gli ospiti importanti saranno qui a momenti. Non avrei mai dovuto acconsentire a farti fare il cameriere. Oh, ma cosa mi è saltato in mente? Su, non c'entra niente, è stata solo colpa mia. Volevo prendere gli stuzzichini per mangiarmeli, ma sono inciampata e li ho rovesciati. Poi ho sbattuto contro quell'oggetto e siccome stava per cadere, Su si è tuffato per acchiapparlo. Beh, sono stato troppo avventato nel mio giudizio. Scusa, Su. Non preoccuparti, Zinia, ora è tutto a posto. Non ancora, papino, dobbiamo rimettere in ordine. Oh. Pronto? Mi scusi, ma non posso venire. Oh, sono così dispiaciuta. Grazie lo stesso per averci avvertiti. Era il sindaco. Non può venire, è bloccato dalla neve. Pronto? Sono costernato, ma devo annullare la mia presenza a causa del maltempo. Certo, capisco. Sono amareggiato, ma non c'è altro modo. Cerchi di capire. Non immagina quanto mi dispiaccia. Sarà per un'altra volta. Era Lord Zachary. Non riesce ad uscire dalla sua villa per la neve. Buongiorno, sono impossibilitato a venire. Devo rinunciare al cortese invito. Oh, capisco. E ci sarà un'altra occasione. Beh, questo era l'ultimo ospite. Non verrà nessuno. Oh, ci tenevo tanto a fare il cameriere. Che ne facciamo di tutto questo cibo?
Mi è venuta un'idea. Io conosco qualcuno che potrebbe venire qui. Pronto? 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 Oh, e questo che cos'è? Credo sia un vaso da fiori, bisnonnina. Oh! Desidera un tramezzino ai cetrioli, signore? Puoi chiamarmi semplicemente Zoe. Non mentre faccio il cameriere. Oh, ti ringrazio. Signora, potrebbero interessarle questi? Oh, sì, mi interessano e come. Bisnonnina, la gente di solito non bacia il cameriere. Ma se si tratta del miglior cameriere del mondo, allora sì. Zula aggiusta tutto. Ciao, zio Xavier! Ciao! Ci vediamo presto! Cosa? Cammina! Penso che si è rotta! Ma com'è possibile? È nuova di zecca! Probabilmente non è nulla di grave. Apri il cofano e diamo un'occhiata. Non ho tempo da perdere con queste faccende meccaniche. Ho una riunione importante fra poco. Perché non prendi la nostra macchina allora? Così tu puoi controllarla mentre lui è via. D'accordo. Siete sicuri? Oh, sì, sicurissimi. Ecco le chiavi. Ah, ecco quale potrebbe essere il problema. L'hai riparata? Au! Oh, manca poco. Sì, ci sei riuscito! No, non ancora, Su. Temo proprio che bisognerà chiamare un meccanico. La mamma pensa che io me ne intenda di motori, ma in realtà non è affatto vero. Mi spiace solo che zio Xavier rimarrà un po' deluso. Io non credo. Hai bisogno di un piccolo aiuto, ecco tutto. Davvero? Certo, vediamo. Fammi dare un'occhiata. Bene, prova ad accendere il motore. Ecco dov'è il problema. Riesci a metterlo a posto? Credo di sì, ma devi aiutarmi. A quanto pare si è allentato quel bullone. Tu tieni fermo qui mentre lo stringo. Ecco fatto, ora riprova. Sì! Ottimo lavoro, nonno! Non ci sarei mai riuscito senza il tuo aiuto. Wow, sei un bravissimo riparatore, nonno! Non è così complicato, Su. Devi solo sapere come funziona un motore. Anch'io voglio diventare un riparatore. Mi puoi insegnare? Senz'altro, Su. Ma forse dovrai iniziare da qualcosa di meno complicato di una macchina. Forza, vai a prendere i tuoi attrezzi, che cominciamo subito! Grande! Andiamo, Puck! Ciao, nonna! Hai qualcosa da riparare per me? Sì, forse ho un lavoretto. Il manico di questo pentolino è traballante. Potresti fissarmelo? Certo! È un gioco da ragazzi per un riparatore come me. Grazie, signor riparatore. Nonno, il pentolino della nonna va aggiustato. Già, è il manico. Qui è andata persa una vita, vedi? Oh, quindi che cosa si fa? Qui dentro ho tutto ciò che è necessario. Dove? Eccola, questa è perfetta. Ora però avrò bisogno di un tuo piccolo aiuto. Sono pronto, nonno. Devi tenerlo ben fermo. D'accordo, nonno, lo tengo. Ah,
Ecco, finito. Grande! La nonna sarà molto soddisfatta. Beh, allora andiamo subito a riportarglielo. Eccomi qua, nonna! Ho riparato il pentolino. Ora è come nuovo. Oh, ti ringrazio molto, Su. Sai che non ricordo più quante volte ho chiesto a tuo nonno di ripararlo? Guarda che ti ho sentita. Meglio. Sarebbe bello avere qualcuno in casa che ripari gli oggetti da lavoro ogni volta che si rompono. Un nostro personale riparatore. Voglio farlo io! Puoi contare su di me, nonna. Riparerò tutto quello che vuoi. Avrai bisogno di un laboratorio dove eseguire le riparazioni. Vuoi che te ne organizzi uno? Sì, ottima idea, nonno! Hai sentito, Pock? Avrò un laboratorio tutto mio! Ciao, Su! Ciao, Elsie! Che stai facendo con questi attrezzi? Io sono un riparatore. Mi servono per riparare gli oggetti rotti che mi porta la gente. Hai qualcosa che deve essere aggiustato? Oh, sì! Aspetta, Su! Torno subito! Oh, a quanto pare hai trovato il tuo primo cliente. Ah, eccoti qua, Su! E così è questo il tuo laboratorio da riparatore? Sì, bisnonnina! Mi hai portato qualcosa da aggiustare? Oh, sì! Si tratta dell'impugnatura del mio bastone da passeggio. Viene chiamato anche pomello. Guarda, è completamente instabile, molto, molto fastidioso. Nessun problema. Ci penserò io al suo bastone, signora. Oh, grazie mille, Su. Volevo dire, signor riparatore. Eccomi, Su. La mia bambola preferita, le si è staccata la gamba. Puoi aggiustarla, per favore? Nessun problema, ci vorrà un attimo. Bene, grazie, Su. Elsie mi ha detto che sei un ottimo riparatore. Puoi guardare il mio cavalletto? Ha il treppiede traballante. Sì, non mi sembra troppo difficile. Grazie, Su. Ci vediamo dopo. Bene, bene, bene. A quanto pare sei apprezzato, Su. Hai già un sacco di clienti. Sì. Sono pieno di lavoro in questo momento. Ecco, molto bene. Ancora un giro ed è fatta. Finito. Adesso la bambola è tornata... come nuova. Ottimo lavoro, Su. Vediamo il bastone di bisnonnina. Ti servirà il cacciavite per questo lavoro. Vedi, se stringi un po' di più questa vite, di sicuro il pomello non traballerà più. Era quello che stavo per fare. Ed ecco qui. A regola d'arte, Su. È tornato come nuovo. Beh, è quello che fa un riparatore, no? Hai ragione. E a quanto pare tu lo fai con grande abilità. Sì, ora penso di poter dire che so aggiustare le cose da solo. D'accordo, ma io starò qui vicino, nel caso avessi bisogno di aiuto. Ti ringrazio, ma un vero riparatore non serve un aiuto. È un lavoro facilissimo. Hai visto, Pock? A questa gamba manca solo una vite. Perfetto. Fatto. Oh, una gamba è più lunga delle altre. Ecco, finito. Oh no, così è troppo corta. Sicuro che non vuoi un aiuto? No, grazie mille, nonno, ce la faccio da solo. Oh, ma è chiaro. Basta abbassare le altre due gambe del cavalletto e saranno alla stessa altezza. Sono il riparatore più bravo di tutto il mondo. Oh no! E adesso il cavalletto è troppo basso. Che mi consigli di fare, Pock? Su, io lo so che sei un bravo riparatore, ma anche il migliore riparatore a volte ha bisogno d'aiuto. Hai ragione. Voglio dire, papà è molto in gamba, ma ha avuto bisogno dell'aiuto del nonno per riparare l'auto di zio Xavier. Non è vero, Pock? E anche il nonno non sarebbe riuscito ad aggiustarla senza l'aiuto di papà. Nonno,
Mi potresti aiutare? Volentieri. Ho anche l'attrezzo che fa il caso nostro. Ecco, si chiama livella a bolla. Ti dice quando una superficie è livellata. Vedi questa bolla d'aria? Quando si trova tra queste due linee, significa che la superficie è perfettamente dritta. Ecco, ti posso aiutare con questa. Sì, ti prego, nonno. Allora, tu controlla la bolla mentre io metto a posto la gamba del cavalletto. Solo un pochino più alto. Così? Più in basso. Ah. E ora? Sì, è perfetta. La bolla è esattamente al centro. Fatto! Grande! Ottimo lavoro, Su. Sei un bravo riparatore. Ma anche i più grandi riparatori hanno bisogno di aiuto quando è necessario. Ecco qua, Elsie. Grazie per aver messo a posto la mia bambola. Ecco il tuo bastone da passeggio. Sono riuscito a fissare, il pomello. Oh, ma sei stato bravissimo, Su. È tornato come nuovo. Grazie mille, Su. Il mio cavalletto! Sta perfettamente in piedi adesso. Ottimo lavoro, Su. Bravo, sei davvero un grande riparatore. Lo so, ma anche i più bravi riparatori hanno bisogno d'aiuto. Grazie, nonno. Su e la consegna. Oh, non ci si muove più. Questo traffico è terribile. Non arriveremo mai per la consegna dell'ordine. Chiederò al nonno di andare al negozio nell'attesa. Ho lasciato il telefono a casa. Usa il mio, è nella borsetta. Fai il bravo, Zack. Ci vediamo più tardi. Ciao, papà. Oh. Pronto? No, no. Oh, Xavier, dimmi. Negozio? Oh, certo. Sono con Su e Zack, ma possiamo andarci tutti. Grazie, ciao. Ciao. Xavier e Zelda sono imbottigliati nel traffico. Dobbiamo andare al loro negozio perché deve arrivare un grosso ordine. Sì! Oh, e quasi dimenticavo le chiavi del negozio. Nonno, se arrivano molti scatoloni, riusciremo a metterli in negozio. Sono sicuro che il signore delle consegne ci aiuterà a portarli dentro. Sì, di solito lo fanno. Anch'io aiuto sempre mio papà a scaricare. È faticoso se ci sono tanti scatoloni. Sì, ho deciso. Da grande farò il corriere e guiderò un grande furgone. Che cosa ne pensi, Puck? Ed eccoci arrivati. Per fortuna il furgone delle consegne non c'è ancora. Wow! Già, potete giocare in negozio. Ma cercate di stare attenti perché non dobbiamo rompere nulla. Va bene, nonno. Su, dove ti sei nascosto? Preso! Piano, altrimenti non sento il furgone delle consegne. Ma guarda che bel computer. Interessante. Wow! Oh, avete sentito? C'è la lista degli articoli in vendita nel negozio. Saranno molti di più quando il corriere sarà arrivato. Io credo che se ne stia andando. Corro! Aspetti! Si fermi! Zack! Oh, no! Non riesco ad aprire. Quello era il corriere. Torni indietro! Oh, se n'è andato. Non credo che da grande riuscirò ad essere un bravo corriere. Abbiamo mancato la consegna. Non è vero. Ecco gli scatoloni. Xavier non mentiva dicendo che era un grosso ordine.
che facciamo? Direi di aprire gli scatoloni. Oh, come faccio con il mio papà? Sì, poi esponiamo gli oggetti in ordine. Ottima idea, Su. Oh. Guarda, dei pennelli! Ce ne sono tantissimi! Li metteremo su questa base. Giusto, mettiamo tutti i pennelli qui. Oh, che cosa ci sarà in questo? Apriamolo! Guarda quanti pennarelli colorati e matite! Ci sono anche dei righelli! Oh, sì! Non ci stanno tutti là sopra! Ecco! Così va meglio! Visto che scatolone enorme, Su? Già! Potrebbe starci dentro di tutto! Persino un elefante! Oh, lo zio vende questa roba? No, non lo sapevo. Forse potremmo metterli un po' in vetrina per abbellirla e un po' qui in negozio. È un'idea grandiosa, nonno! Quello è il nonno di Su. Che sta facendo alla vetrina del negozio? Sta cercando di appendere qualcosa. E sembra piuttosto creativo. Guarda, con lui ci sono anche Zack e Su. Andiamo a vedere che combinano. Ah, i primi clienti di oggi. Ciao, Su. Ciao. Che cosa state facendo? Stiamo aiutando mia zia Zelda e mio zio Xavier. Siamo venuti perché è arrivato un grosso ordine. Oh, vedo! Come sono carini! Sì, li hanno appena consegnati. Perfetto! È quello che mi serve per il mio nuovo quadro. Di solito li compro dal signor Zoe. Io posso prendere questo? Ma certo! Li compro entrambi. Ecco i soldi, Su. Oh, grazie mille, Su. Vi faccio un pacchetto. Che gentile, grazie. Oh, è troppo bello per aprirlo. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ehi, salve a tutti, è una bella sorpresa vedervi qui. Oh, salve signora Zolly, oggi siamo impegnati ad aiutare Zelda e Xavier. Beh, sono contenta di vedervi, il signor Zoe è chiuso e mi serve un tubo di plastica per il lavandino che perde. È fortunata signora Zolly, ce li hanno appena consegnati. Oh, è molto grazioso, Su. Da grande farò l'impacchettatore di regali. Non voglio più fare il corriere. Ecco qua. Siamo a posto così, signora Zolly. D'accordo, vado subito a riparare il mio lavandino. A presto! Arrivederci! Arrivederci! Ah, siete stati bravissimi voi due. Credo che Zelda e Xavier non potranno che essere soddisfatti del vostro impegno. Sì, nonno. E abbiamo anche venduto degli articoli. Ciao a tutti! Oh, che giornata faticosa! È andato tutto bene con la consegna? Oh, sì, zia Zelda. Come vedi, abbiamo esposto i nuovi articoli. Eh? Ma questi non li abbiamo ordinati. No? Strano. Eppure erano nella consegna. Beh, io non so. Già. Tutto ciò è curioso. Credo che il mio papà voglia che torni a casa per la merenda. Certo, ha detto così, Zack. Xavier... Accompagno Zack a casa, il padre l'aspetta. Sì, capisco. Mentre tu sei via, noi cerchiamo di capire che cosa è successo. Torno subito. A quanto pare hai bisogno di un po' d'aiuto, Zoe. Oh, salve. Sì, che sciocco. Ho dimenticato che oggi avevo la consegna di un ordine. Thank you.
Ti aiuteremo a svuotare gli scatoloni. Ma quelli non sono miei. Non ho ordinato quei cuscini. E non ho richiesto nemmeno quelle tovagliette. Chissà cosa può essere successo. Credo che il corriere abbia scambiato gli ordini. Su, ha ragione. È stato soltanto un errore. Sistemeremo tutto facilmente. Venite con me. Ed ecco qua i soldi per quello che Su e il nonno hanno venduto oggi. Grazie. Mi auguro che il corriere scambi di nuovo gli ordini. Ho venduto delle cose anche se non ero presente. Bene, mettiamo gli scatoloni sulla mia auto. Così, dopo avervi accompagnato a casa, vi darò una mano a scaricare. Bravo, mi sembra una buona idea. E mentre voi fate questo, io e Tesu andremo a fare l'ultima consegna di oggi. Oh? È venuto il momento di consegnare noi stessi a casa. La paletta da vigile di Su. Oh, che giornata faticosa, Su. Davvero molto faticosa, signora Zolly. Ciao, Su. Ciao. Stiamo andando al parco. Vuoi venire con noi, Su? Non posso. Devo aiutare la nonna a fare la spesa. D'accordo. Ci vediamo allora. Elsie, fermati. Aspetta il segnale della signora Zolly. Scusa, mamma. Scusi, signora Zolly. Bisogna fare le cose correttamente, dico bene? Grazie. Grazie, signora Zolly. Divertitevi al parco. Senza la mia paletta da vigile. È un'invenzione geniale! Arrivederci, signor Zoe. Andiamo su? Nonna, posso avere anch'io una paletta? E che cosa ne faresti, caro? Vorrei aiutare le persone, come fa la signora Zolly. Oh, vedrai che il nonno te ne farà una tutta tua. Mi passi un altro chiodo, Su, per favore? La signora Zolly dice che non potrebbe lavorare senza la sua paletta. Allora devo impegnarmi perché anche la tua sia all'altezza. Esercitiamoci un po' con le segnalazioni. Questo è lo stop. Questo segnale invece è per quando il traffico può passare. Ho finito. Ecco a te, giovane vigile. Fantastico! Grazie, nonno. Forza, Puck, andiamo a trovare Elsie. Molto bene, Elsie. Questa è la città di Su. Eccomi, arrivo con la mia macchina. Brum, 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 brum. Stop! Via libera, puoi attraversare, Puck. Bene, puoi andare, Elsie. Brum, brum, brum. Mi diverte tantissimo fare il vigile. Su, il pranzo è pronto? Anch'io devo andare. A dopo, Elsie. Vado ad aiutare i miei ad arrivare salvi a tavola. Stop, bisnonnina! Perché, tesoro? Qualcosa non va? No, guardo se non passa nessun altro. Puoi andare senza pericoli in sala da pranzo. Grazie, tesoro. Scusa, non ti avevo vista. Stop, nonno. Vai, bisnonnina. Prego, dopo di te. Grazie, nonno. Vai pure, nonno. Grazie, Su.
mamma! Vai, nonno! Sto andando! Su, devo mettere questo cibo in tavola, è caldo! Vai, mamma! Vai, cibo! Oh no! Mamma, papà, stop! Oh, che disastro! Su! Scusate! Non preoccuparti, Su. È stato un incidente. Perlomeno non è caduta tutta la cena. La verità è che non sono un bravo vigile. Oh, non devi arrenderti così, Su. Hai solo bisogno di esercitarti un po'. Possibilmente in un luogo spazioso. Oh, al parchetto, per esempio. Ho un'idea. Perché non andiamo in spiaggia domani? È vero, c'è tantissimo spazio laggiù. Sì! Salve, signora Solly. Sto andando in spiaggia ad esercitarmi come vigile. È un'idea magnifica, Su. Perché non ci raggiunge appena finito il lavoro, signora Solly? Così potrebbe dare qualche buon consiglio a Su. Oh, grazie. Vorrà dire che porterò del gelato per il giovane vigile. Grazie. A dopo, signora Solly. Tardi, Zinnia. Ora ho bisogno di esercitarmi un po' come vigile. Va bene, a dopo allora. Ciao, Su. Vuoi venire a costruire una nave spaziale? Certo, ma non adesso, Zack. Su, che cosa ne dici di esercitarti come vigile dopo aver fatto un bel bagno in mare? Rimani sempre dove si tocca, Su. Sì, mamma. E non allontanarti mai da papà. Attenti! Oh, no! Fermi! No! Scusate! Guarda, papà! Un granchio! Oh, che pasticcio! Scusi, signora Solly. Non preoccuparti, Zack. Lo rifaremo in un minuto. Oh, un altro incidente! Sembra che ci sia bisogno del nostro aiuto. Da dove cominciamo? Prima di tutto il granchio! D'accordo. Inizia tu, allora. La spiaggia è libera, puoi andare, granchio. Ottimo lavoro, Su. E ora? Mi piacerebbe aiutare Zack a riparare la sua nave spaziale. Va bene. Intanto io darò un occhio alle pallavoliste. E io andrò ad aiutare la mamma con il picnic. Attenzione a quello che fate, piccole. Cercheremo di non tirare la palla fuori dal campo, signora Solly. Grazie mille. Cinque, quattro, tre, due, uno, decollo!
Qualcuno ha appetito? Io sono affamatissimo. Sì, anch'io. Fermo, Zack. Voglio evitare altri incidenti. Via libera. Vai. Aspettateci! Anche noi abbiamo fame! Non correte. Ricordate cos'è successo poco fa? Potete andare. Penso che tu abbia fatto un buon lavoro, Zoo. Grazie, signora Solly. Avete tutti qualcosa da bere e da mangiare? Sì! Aspettate il mio segnale. Via, mangiate! Sì!